Ciao a tutti! Che dite? Prepariamo insieme i panzerottini da buffet? Ricetta facile, facile, veloce, veloce. Volete vedere come si fanno? Esce Malen! Prepariamo l'impasto dei nostri panzerottini e quindi farina in ciotola, aggiungiamo il lievito, il miele o lo zucchero, il malto come sempre e iniziamo ad impastare aggiungendo il latte poco alla volta. Nel caso in cui utilizziate il latte freddo da frigo è meglio che lo scaldiate leggermente. Aggiungete anche il sale e continuate ad impastare. A questo punto unite il burro un tocchetto alla volta. Così. Lavorate sempre l'impasto fra l'inserimento di un tocchetto e l'altro. Trasferite sul piano di lavoro e continuate ad inserire il burro, sempre un pezzettino alla volta. L'impasto sembrerà stracciarsi, ma non vi preoccupate, è tutto normale. Vedete? Lavorate velocemente fino ad ottenere un panetto, coprite e lasciate riposare per 10 minuti. Riprendete l'impasto, fate una piega velocissima, richiudete, pirlate e trasferite nella ciotola e quindi lasciate lievitare fino al raddoppio. Come sempre i tempi di lievitazione dipenderanno dalla temperatura ambiente in casa vostra. A questo punto passiamo al ripieno, quindi prendete la mozzarella fior di latte e tagliatela a pezzettini. Trasferite la mozzarella tagliata in un colino in modo che perda la sua acqua. Trascorso una oretta più o meno, frullate la mozzarella in un cutter fino ad ottenere un composto fine. Ritrasferitela nel colino nel caso in cui dovesse risultare troppo umida e quindi in una ciotola. Unite il parmigiano, il rosmarino e la passata di pomodoro. Aggiustate di sale e pepe e mescolate bene il tutto, quindi tenete il ripieno da parte. Nel frattempo il nostro impasto sarà lievitato. Così infariniamo il piano di lavoro e quindi andiamo a stendere. Con l'aiuto del mattarello stendiamo la massa lievitata fino ad ottenere un rettangolo. Così stendete fino a quando non otterrete un rettangolo dallo spessore di circa mezzo centimetro. Così. Ora con l'aiuto di un coppapasta o di un bicchiere ricavate dei dischi. I miei erano da 8-10 cm di diametro. Prendete la pasta di scarto e rilavoratela velocemente, quindi inseritela nella ciotola e lasciatela lievitare nuovamente. Poi alla fine vi farò vedere cosa faremo. Quindi farciamo ogni dischetto con un cucchiaino di ripieno. A questo punto andiamo a chiudere i panzerottini a mezzaluna, così. Mi raccomando, sigillate benissimo i lembi. A questo punto i nostri panzerottini sarebbero già pronti, ma se volete che siano proprio perfetti andate a rifinire i bordi col coppapasta oppure con una rotella tagliapasta. Trasferite i panzerottini su un tagliere e andiamo a friggere. Immergete pochi panzerottini alla volta in olio bollente. E non appena riaffiorano in superficie rigirateli così. L'olio dovrà avere la temperatura di 175-180 gradi circa. Alzate i panzerottini quando risulteranno ben cotti e dorati e trasferiteli su carta assorbente in modo che perdano l'olio in eccesso. Eccoli qui. A questo punto i nostri panzerottini sono pronti. Ne apriamo uno. Guardate
che belli. Ecco qua. Beh, non vi è venuta l'acquolina? I nostri panzerottini sono pronti per essere serviti e gustati. Ma cosa abbiamo fatto di quell'impasto di scarto che abbiamo rilavorato? Allora, io ho steso l'impasto nuovamente e ho ricavato altri dischi che ho farcito e chiuso e ho sistemato su una teglia ricoperta di carta forno che ho trasferito in freezer. Ecco, li ho sistemati sulla teglia e quindi li ho messi in freezer a congelare. Quando si erano ben induriti, li ho trasferiti in un sacchetto di plastica alimentare. In questo modo avrò una scorta di panzerottini sempre pronta. Potete congelarli anche da cotti. Ciao a tutti e grazie. Alla prossima!